Non lo dico per vantarmi, ma sono uno dei maggiori esperti in Italia su come aumentare la propria autostima, su come superare l'insicurezza, la timidezza. Insomma, con queste tematiche ci faccio colazione la mattina. Sono un po' come Pippo Baudo, l'ho inventate io. Alla fine di questo video sarai talmente carico che se ti infilano una spina nel culo, genererai energia 220 watt, esattamente come una centrale elettrica. Ti mostro come puoi rafforzare da subito la tua autostima seguendo 5 pratici consigli. Se ancora non mi conosci, io sono RD e sono un formatore e consulente della seduzione, presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008. La mia missione di vita è quella di aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne. Se sei interessato a migliorare nell'arte della seduzione e vuoi imparare nuove strategie e tecniche comprovate per saperci fare di più con le ragazze, allora iscriviti al mio canale e attiva le notifiche per non perderti i prossimi video che pubblico ogni singolo giovedì dedicati alle tematiche riguardanti il mondo della seduzione e il rimorchio delle ragazze. Ho deciso di trattare l'argomento come aumentare la propria autostima perché ho ricevuto diverse richieste da parte di alcuni dei miei studenti che mi hanno appunto domandato: RD, potresti darmi qualche consiglio su come acquisire ed aumentare la fiducia in me stesso? E quindi eccomi qua a suggerirti i 5 passi fondamentali per aumentare e rafforzare fin da subito la tua autostima. A proposito, se anche tu hai una domanda da farmi, scrivila pure in un commento e sarò ben lieto di risponderti. E magari il tuo quesito potrebbe diventare il tema del prossimo video. Parti subito dal presupposto che io anni fa ero il re degli sfigati. Non mi sarei mai immaginato di diventare un maestro di seduzione in grado di aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne. Ed è proprio perché sono stato io il primo in passato ad avere una bassa autostima che oggi sono in grado di capire e soprattutto di motivare gli altri a migliorare. E quindi voglio dirti esattamente come sono riuscito a superare le mie paure, la mia timidezza ed il mio rapporto con gli altri e non solo verso le donne. E questo ci porta al primo consiglio per aumentare la propria autostima. Supera le tue paure facendo leva sulle scelte che senti e che vengono da dentro di te. Quante volte nella vita, in virtù della paura, non hai preso una decisione? Sicuramente ti sarà capitato moltissime volte. Avere paura è normale, non avere il coraggio di affrontarla non lo è. C'è una frase molto significativa di Shakespeare che dice: "I nostri dubbi sono dei traditori che ci fanno spesso perdere quei beni che pur potremmo ottenere soltanto perché non abbiamo il coraggio di tentare." Martin Luther King disse: "Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio si alzò, andò ad aprire e vide che non c'era nessuno." Non pensare che non decidere ti metta al riparo dall'onere della scelta, perché in realtà non decidere è la prima delle scelte. Il vero segreto per compiere ed affrontare una scelta, per raggiungere un obiettivo, è quello di volere anziché dovere e trovare la giusta motivazione. Ancora una volta Shakespeare ci viene in aiuto e ci dice che forti motivazioni generano forti azioni. Otteniamo risultati migliori quando abbiamo motivazioni forti alla base del nostro agire. Creati quindi una motivazione che ti spinga all'azione. È molto meglio seguire una motivazione che genera entusiasmo. Voglio realizzare qualcosa, non vedo l'ora di raggiungere questo obiettivo. Piuttosto che seguire una motivazione debole in cui ti senti costretto, devo affrontare questa cosa, dovrei davvero decidermi per non peggiorare la situazione. Avrai maggiori chance di riuscita se è la volontà a spingerti, anziché il senso di costrizione o di dovere. Esistono due tipi di motivazione: la motivazione pressante e la motivazione entusiasmante. Probabilmente ti sarà già capitato di fare entrambe le esperienze: compiere una determinata azione perché non sei convinto o perché ne sei obbligato per dovere o necessità. Nel caso della motivazione pressante, agiamo perché ci sentiamo costretti a farlo. La parola d'ordine in questo caso è: devo fare qualcosa, altrimenti sarà peggio. La paura di fallire si può intendere anche come sgradevole senso di obbligo. Devo studiare, altrimenti non passerò l'esame. Devo mettermi con quella ragazza anche se non mi piace, altrimenti rimarrò da solo.
Una motivazione di questo tipo all'inizio può indurci, sì, ad intraprendere dei cambiamenti, ma genera anche resistenza e non aumenta di certo il piacere che traiamo dallo svolgere quella determinata azione o attività. Dovremmo piuttosto cercare di motivarci ponendoci obiettivi positivi. Nella motivazione entusiasmante a spingerci all'azione sono obiettivi invitanti. L'idea di base è voglio fare qualcosa per raggiungere un determinato risultato. Naturalmente le persone orientate al successo utilizzano la forma di motivazione entusiasmante. La motivazione entusiasmante, difatti, ci permette di realizzare più facilmente i progetti che ci poniamo e ci fa apparire gli obiettivi finali altrettanto attraenti. Una previsione realistica di riuscita ci sprona all'azione, anche nel caso in cui abbiamo paura di fallire. Ci teniamo tanto più motivati ad agire quanto più riteniamo giusto farlo. Inoltre, siamo disposti a fare di più quando curiosità, gioia, senso di avventura e di sfida hanno la meglio sulla paura. Se vuoi riuscire veramente in qualcosa nella vita, lo devi sentire da dentro di te. Non a caso il grande filosofo cinese Confucio disse: «Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita». Lo stesso Steve Jobs disse: «Dovete trovare quello che amate». E questo vale sia per il lavoro che per i vostri affetti. Il vostro lavoro riempirà una buona parte della vostra vita e l'unico modo per essere realmente soddisfatti è fare quello che ritenete un buon lavoro. E l'unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che fate. Se ancora non l'avete trovato, continuate a cercare. Non accontentatevi. Con tutto il cuore sono sicuro che capirete quando lo avrete trovato. E come in tutte le grandi storie, diventerà sempre migliore man mano che gli anni passeranno. Perciò continuate a cercare e non vi accontentate. Confucio e Jobs avevano ragione. Quando siamo spinti al raggiungimento degli obiettivi dall'impulso interiore, delusioni e insuccessi non bastano a distoglierci dall'intento, poiché la motivazione ad agire nasce da noi stessi. La speranza di successo è più forte della paura del fallimento. Quando proviamo entusiasmo per ciò che facciamo, l'intero processo ci procura gioia. Otteniamo risultati migliori se ci dedichiamo a una determinata attività per il gusto di farla e non per la ricompensa che qualcun altro ci promette. Possiamo raggiungere prestazioni di altissimo livello quando svolgiamo un'attività con gioia e piacere, proprio perché siamo motivati da dentro. Il secondo pratico consiglio per aumentare la tua autostima è quello di fottitene il cazzo di quello che pensano gli altri. Perdonami se a volte uso un linguaggio un po' forte e per certi versi scurrile nei miei video. Come il secondo consiglio che ti ho appena detto di seguire, fottitene il cazzo di quello che pensano gli altri. E continuerò a dirlo, fottitene il cazzo! In questo video ti sto spiegando tutto ciò che io ho fatto per combattere e vincere la timidezza e aumentare la mia autostima e voglio incoraggiarti a fare tutto quello che è necessario per permetterti di approcciare una donna senza paure e soprattutto voglio che entri in azione. Sono una persona molto educata, penso fortemente che l'educazione unita alla gentilezza sia la chiave per aprire ogni porta, compresa quella della figa. Ma è anche vero che in alcune circostanze è necessario alzare la voce ed essere un po' duri per farsi rispettare, soprattutto in questo caso per smuovere le persone a dargli una bella svegliata. Ed è esattamente quello che faccio attraverso i miei video. Se a volte sono un po' duro, mantenendo sempre l'educazione, è perché il mio scopo è quello di scuoterti e svegliarti, motivarti all'azione. Sarà provocatorio perché voglio sfidarti. E non lo faccio per darti fastidio, ma perché sfidandoti non farò altro che suggerirti le cose che bisogna fare per uscire dal guscio della timidezza ed aumentare la tua autostima e se tutto andrà per il verso giusto non avvertirai solo che ti sto provocando, ma che ti sarò anche di supporto. Anche se talvolta sono abbastanza aggressivo, sappi che il mio obiettivo è quello di darti la forza e il coraggio per aiutarti a superare situazioni e dinamiche che magari al momento ti sembrano impossibili da superare. Se hai preso la decisione di visualizzare questo video, evidentemente hai poca autostima e sei abbastanza timido da sentirti bloccato con le donne. Ed è per questo motivo che io voglio innescare in te il desiderio di fare di più, di avere di più, di abbattere quella barriera che ti impedisce di avere ciò che realmente meriti, una relazione sessuale e sentimentale strepitosa. Voglio dimostrarti che tu sei in grado di creare la vita che desideri avere. Credimi, voglio realmente che tu abbia tutto questo.
ma ti ripeto, per farti ottenere ciò lungo il percorso, talvolta ti rimprovererò e in alcune occasioni ti prenderò a schiaffi in faccia e calci nel culo. Non voglio raccontarti stronzate, facendoti credere che sono un grande guru, che so tutto e che ho la soluzione per ogni tipo di problema. Sono una persona normale, in alcuni ambiti della vita faccio dei casini e sono una vera frana, come chiunque altro sulla terra. Sto solo cercando di fare il massimo che posso fare in base a tutto quello che ho imparato e finché continuerò a imparare, allora farò le cose sempre in maniera migliore ed è proprio quello che dovresti fare anche tu. Apprendi e impara qualcosa in più da quello che dico nei miei video, cerca di fare il massimo che puoi fino a quando continuerai a imparare qualcos'altro di nuovo e a quel punto riuscirai a fare le cose ancora meglio. Ti dico la verità, io sto ancora imparando, non so tutto di ogni cosa. Te lo dico in tutta onestà. Non so come si fa a diventare ricchi sfondati, non so come cucinare piatti da ristorante, non so come si sopravvive in un'isola deserta, non so un sacco di cose, veramente. Ma in questo video non parlo di quello che non so, parlo di quello che so. Le informazioni che troverai continuando a guardare questo video e nei prossimi che pubblicherò ogni singolo giovedì di ogni singola settimana. Ricordati di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche se ancora non l'hai fatto per non perderti i prossimi video che pubblicherò ogni singolo giovedì di ogni singola settimana. Sono il risultato di ore e ore che ho speso leggendo centinaia di libri, corsi, audiocorsi, videocorsi e soprattutto di anni e anni passati ad acquisire esperienza sul campo, superando situazioni difficili, commettendo una miriade di errori e qualche volta compiendo le cose in modo giusto. Queste sono cose del mondo reale e ti assicuro che funzionano, lo so per certo che funzionano. Quindi, ritornando al secondo consiglio, fottitene il cazzo di quello che pensa la gente. E non è una cosa che penso solo io, ma è una cosa che hanno pensato anche figure di spicco della nostra società. Persino il mitico Alberto Sordi disse: te giudicheranno sempre, sia se te comporti bene, sia se te comporti male. Quindi fregatene e vivi come cazzo te pare, ma soprattutto non dare retta a nessuno. C'è una vignetta che gira da diversi anni sul web che è molto significativa. Ritengo opportuno mostrartela per sottolineare il concetto appena espresso. C'è un padre con la figlia ed un cavallo e due stratosferiche teste di cazzo che criticano sempre. Nella prima vignetta vediamo i due criticoni che dicono: che figlia cattiva, fa andare il padre anziano a piedi e lei a cavallo. Bah! Nella seconda vignetta invece: che padre cafone, fa andare sua figlia a piedi e lui a cavallo. Bah! Nella terza: che bastardi, in due sopra quel povero cavallo. Bah! E nella quarta vignetta: che coglioni, hanno il cavallo e vanno a piedi. Bah! Qualsiasi cosa fai, troverai sempre persone che ti criticheranno. Quindi ritorno a ripetere: fottite nel cazzo di quello che pensano gli altri. Consiglio numero 3. Migliora le tue competenze sociali dimostrandoti efficiente. Oggigiorno è sempre più importante presentarsi nel modo migliore. Per riuscirci dovrai superare la paura di fare brutte figure e ricevere critiche. Se temi giudizi negativi e il rifiuto degli altri, la concentrazione su qualsiasi cosa che devi fare, nello sport, sul lavoro, nella vita privata, può diminuire e così il rendimento. A quel punto rischi l'insuccesso. Vedendoti molto insicuro, rivolgi tutta l'attenzione su te stesso. Se pensi troppo alle possibili reazioni di chi ti circonda, spenderai meno energie sul compito da svolgere e nel migliore dei casi ti limiterai a fare il minimo indispensabile. Ti capita mai di sentirti talmente insicuro di fronte agli altri da non riuscire a rendere il meglio di te? Se non possiedi sufficiente competenza sociale, rischi di dare un'impressione negativa, anche se sei una persona preparata e capace. Devi assolutamente imparare a presentarti meglio in pubblico. Restando sempre in secondo piano, verrai notato di meno rispetto agli altri e finirai per farti superare da persone mediocri, ma capaci di vendersi meglio. Se sei insicuro, possono esserti utili i seguenti consigli. D'ora in poi dimostrati più deciso. Fatti notare per la tua serietà e competenza. Poniti volutamente al centro dell'attenzione. Difendi le tue opinioni. Esterna le critiche che ritieni giuste. Osa contraddire gli altri. Avanza le necessarie richieste. Di no quando ti chiedono troppo. Opponiti a tutto ciò che va contro i tuoi interessi. Guarda gli altri direttamente negli occhi, assumi l'atteggiamento di chi è sicuro di sé. Consiglio numero 4. Sii te stesso, non recitare una parte. Mostrati spontaneo e autentico. Per intenderci,
Infilarti le piume nel culo non fa di te una gallina. Cristo santo! Qualcuno mi toglie questa dannata gallina dal culo! Non recitare una parte che non ti appartiene. Non fingere per paura. Quando affronti una ragazza o le persone in generale, non aggrapparti a schemi comportamentali predefiniti, ma rimani rilassato e spontaneo. Agisci e comportati sempre secondo il tuo modo di sentirti e secondo i tuoi desideri. Non fingere davanti agli altri di essere qualcuno che non sei e in cui nessuno crede. Fingere costa molta fatica e blocca le energie creative. Riuscirai a ottenere maggiore successo essendo te stesso al 100% e non agendo in base a schemi acquisiti. Non allenarti a celare la tua natura, ma sfruttala per stabilire una comunicazione più intensa. Più ti sforzerai di controllare il tuo comportamento, più questo apparirà poco spontaneo o fasullo. Se sei timido e temi il rifiuto, non puoi pretendere di diventare immediatamente un oratore brillante e trascinante. Metti piuttosto in risalto la tua capacità di sintesi. Ogni parola da te espressa risulterà mirata e precisa. Imponendoti di non tremare, sudare, arrossire, balbettare, non ti permetterà di trasmettere un'immagine positiva, ma rafforzare piuttosto quella negativa. Tutte le frasi che contengono un non, e quindi un non devo arrossire, non devo diventare nervoso, non devo assolutamente apparire timido e impacciato, ottengono lo stesso effetto dell'ordine non pensare a un elefante rosa. Ci si pensa immediatamente! È risaputo, più temiamo di reprimere qualcosa, più questo qualcosa tenta di emergere. Cercando di non pensare ad una determinata cosa, ci pensiamo. Se vuoi davvero evitare un effetto negativo, non devi indirizzare la tua mente sugli ostacoli e i problemi, ma sui passi da compiere per raggiungere l'obiettivo. Cercando con tutte le tue forze di fare qualcosa senza commettere errori o senza provare paura, ti sottoponi ad un'inutile pressione, chiedendo troppo a te stesso. Ti ostini a evitare il negativo anziché perseguire con ogni mezzo il positivo. L'inconscio non conosce negazione. Quinto ed ultimo consiglio per aumentare la tua autostima: cura la tua forma fisica e mangia sano. Attenzione, quello che dico sempre è che non è necessario avere il fisico per conquistare una donna, sicuramente è meglio stare in forma che in sovrappeso, ma puoi impressionare con la tua forma fisica smaliante una donna solo per i primi 5 minuti, poi entrano in gioco altri fattori per la conquista vera e propria, sono altre le cose che contano, non è questo il video in cui trattare l'argomento seduzione. Se vai sul mio canale YouTube alla playlist seduzione troverai tantissimi video dove offro un mucchio di nozioni su come conquistare correttamente una donna. Però bisogna dire che se ti vedi meglio allo specchio, se ti vedi più bella, automaticamente ti senti più sicuro di te stesso ed aumenti conseguentemente la tua autostima. E questa sicurezza verrà percepita dalle persone con cui ti vai a relazionare, comprese le ragazze. Ora, non dico che devi stare con tutti i muscoli scolpiti alla Rambo, ma perlomeno devi tonificare i tuoi muscoli e cercare di eliminare il grasso in eccesso se sei un porco o mettere su un po' di massa se sei secco come un chiodo. Va bene praticare qualsiasi sport per bruciare calorie e fare movimento, anche se personalmente consiglio sempre per chi desidera migliorare il proprio corpo di andare in una palestra per praticare il bodybuilding. Molte persone quando sentono la parola bodybuilding immaginano subito persone con i muscoli enormi alla Schwarzenegger, ma non è così. Per raggiungere dimensioni muscolari enormi occorre ricorrere all'uso di anabolizzanti e francamente non lo consiglio a nessuno, perché facendo uso di steroidi non solo rischi varie malattie fisiche, ma nemmeno piace alle donne. Strafare non va mai bene. Difatti, se mostri la foto di un culturista anabolizzato ad una donna domandandole se le piace, molto probabilmente risponderà no, non mi piace, è troppo grosso, è troppo esagerato. In generale alle donne piace un uomo magro, definito, con i muscoli al punto giusto. Quindi se vai in palestra e pratichi bodybuilding a livello natural e sei costante con gli allenamenti, potrai raggiungere degli ottimi risultati. Consiglio il bodybuilding per 5 motivi fondamentali. La parola bodybuilding significa appunto costruzione del corpo. È uno sport completo, consiste in vari esercizi fisici tramite l'uso di pesi che servono a sviluppare tutti i muscoli del corpo. Di conseguenza si va a lavorare sull'estetica del corpo e le donne guardano appunto anche l'estetica in un uomo, anche se non è fondamentale.
2. Essendo uno sport individuale, se lavori, studi o hai altri impegni che ti impediscono di rispettare determinati orari, a differenza di altri sport, puoi andare in palestra all'orario che più preferisci e che più ti è comodo, poiché non devi seguire corsi specifici a orari specifici, come il tennis, il calcio, il taekwondo, la pallacanestro, eccetera, eccetera, eccetera. 3. Migliorando il tuo fisico attraverso il bodybuilding, ti sentirai molto soddisfatto dei tuoi progressi e acquisterai più fiducia in te stesso. Se ti senti più bello, ti senti meno timido, esattamente come ho detto poc'anzi. 4. Andare in palestra è anche un modo per socializzare con altre persone, per allargare la propria cerca di amicizie e, perché no, anche per conoscere e conquistare donne, visto che anche le donne frequentano le palestre. 5. Puoi praticare il bodybuilding a qualsiasi età. Infatti è uno dei pochi sport che permette di ottenere miglioramenti fisici anche dopo i 40 anni, se fatto nel modo corretto, anche a 50, 60, 70, non ci sono limiti, purché sei un individuo sano e non hai problemi fisici rilevanti, come ad esempio l'insufficienza cardiaca o respiratoria. Ti consiglio di farti seguire da un buon istruttore che ti spiega bene come fare gli esercizi. Se non svolgi un esercizio in modo corretto, non solo non ottieni risultati, ma rischi anche di farti male. Per questo è importante, soprattutto ai primi tempi, farsi seguire da qualcuno bravo. L'alimentazione è il 70% dell'allenamento. Se ti alleni tanto ma mangi male, i risultati fisici saranno più lenti e meno visibili. Sarebbe ottimo rivolgersi ad un buon nutrizionista per sapere bene cosa mangiare, cosa non bisogna mangiare. In linea generale, per perdere il grasso in eccesso e aumentare la massa, bisogna assumere pochi zuccheri, non abbuffarti di cioccolata, Nutella e dolci in generale, fanno ingrassare. Assumere pochi grassi, evita di mangiare cibi troppo grassi come patatine fritte e cibo fritto in generale, insaccati come salame, mortadella e salsiccia. Assumere carboidrati in maniera controllata, non esagerare con la pasta e il pane. Assumere la giusta quantità di proteine. La giusta quantità di proteine andrebbe presa in base al tuo peso e alla tua altezza. Cerca comunque di diversificare la natura delle proteine. Carne bianca, carne rossa, pesce, uova. Bere pochi alcolici. Se vuoi riuscire a vedere i tuoi addominali, evita di bere alcol, poiché è molto calorico e di conseguenza fa ingrassare. Bere molta acqua, almeno 2 litri al giorno, aiutano ad eliminare le tossine e riducono la ritenzione idrica. Ora, io non sono un dietologo, ma pratico bodybuilding da più di 20 anni e so per certo che l'alimentazione è di fondamentale importanza se vuoi ottenere degli ottimi risultati fisici. Quindi cerca di mangiare bene e di assumere tutti i cibi di cui il tuo corpo ha bisogno e, come detto prima, di non abusare di dolci, grassi e alcol. Devi andare in palestra almeno 3 volte a settimana se vuoi ottenere dei buoni risultati, cercando di fare ogni volta muscoli diversi e di dare un giorno di riposo tra un allenamento e l'altro. Contrariamente a quanto si pensa, il muscolo cresce durante il riposo. Nella vita nessuno ti regala niente e se vuoi ottenere dei risultati devi fare molti sacrifici. Andare in palestra, se non sei abituato, inizialmente ti potrà pesare i primi mesi, ma se insisti e sei costante ci farai l'abitudine. Se vuoi rimanere in forma per sempre, la palestra dovrà diventare uno stile di vita. Elimina il non dalla frase non posso. Quello che per qualcuno è da gennaio mi metterò in forma, per me è uno stile di vita. Un allenamento della durata di un'ora equivale al 4% della nostra giornata. Niente scuse. La dieta deve essere la tua priorità. Puoi anche trasferirti in palestra, ma se non mangi come si deve, stai perdendo solamente tempo. La morale è che non c'è nessuna favola. Se vuoi ottenere dei risultati, devi impegnarti e farti il culo. Se mangi bene si vede, se mangi male si vede, se ti alleni si vede, se non ti alleni si vede. Ogni cosa che si fa o non si fa, si vede. Senza disciplina sei destinato al fallimento, perché il successo è la ripetizione costante di piccole abitudini vincenti. Non mollare! Contrariamente a quanto forse credi, hai tutto il tempo del mondo per fare quello che hai deciso. Quando ti muovi nella direzione dei tuoi obiettivi, niente ti può fermare. Le barriere all'entrata sono minime e il limite oltre il quale non puoi spingerti dipende solamente da te. Spero che i consigli di questo video ti siano di aiuto per aumentare la tua autostima. Se ti è piaciuto questo video, metti like, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti i prossimi video che pubblico ogni singolo giovedì. Se vuoi approfondire l'argomento come conquistare una ragazza, ho preparato delle guide gratuite in PDF che puoi scaricare cliccando il link che vedi qui sotto se stai guardando il video su YouTube o Facebook, o sopra nella bio se lo stai guardando su Instagram. Ricordati che non sono qui per fotterti, ma sono qui per farti fottere!